Prepariamo lo stadio Monterisi per l'eventuale Serie C. Spogliatoi devono essere completamente rifatti. Bisogna realizzare al posto di quello che era il vecchio campo di pallacanestro alle spalle della tribuna, lì bisogna realizzare il blocco servizi con la sala stampa, la zona per l'antidoping, tutto quanto necessario per ospitare partite del terzo campionato nazionale. Bisogna ampliare la tribuna destinata agli spettatori ospiti, allargandola e innalzandola per garantire un minimo di 570 posti per i nostri ospiti. Dobbiamo realizzare nuovi impianti igienici sia a servizio delle tribune sia a servizio della zona della gradinata. Dobbiamo eliminare la pista di atletica leggera, avvicinare le tribune al campo di gioco. Grosso modo questo è il primo step di un progetto che è ancora più ampio, ma questi sono i lavori che dobbiamo garantire per avere uno stadio degno della Serie C. L'amministrazione comunale di Cerignola ovviamente farà in modo che questi lavori siano eseguiti nel più breve tempo possibile, in modo che alla richiesta di ripescaggio della società Audace si possa allegare questo adeguamento dello stadio Monterisi, che adesso veramente dobbiamo chiamare stadio Monterisi, perché veramente da quella che era una zona abbandonata e disastrata l'abbiamo trasformato in un gioiello. E voglio sottolineare, per qualcuno scarso di memoria, che tutto questo è successo grazie a questa amministrazione comunale.